Alcuni sono stati dimessi immediatamente perché non riportavano lesioni importanti. Ne sono stati trattenuti due in osservazione che però necessitavano solo di osservazione di 24 ore, quindi già oggi tutti dimessi. Stanno bene, sono stati tutti dimessi 10 pazienti arrivati ieri al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo dopo il terribile schianto in A1. Il bus turistico era partito da Roma a bordo una comitiva di cittadini cinesi diretti a Firenze. Attorno alle 16.45 l'autista, un 60enne polacco, ha perso il controllo del mezzo nei pressi di Badia Alpino, poi il violento impatto sul guardrail che ha trapassato il muso del pullman. Con una sicurezza al limite garantita da vigili del fuoco, dove è stato sicuramente complicato fare un censimento dei primi feriti dandone una gravità. Ma per fortuna la preparazione e i corsi di formazione che facciamo a tutto il nostro personale ha fatto in modo che questa preparazione desse i suoi frutti. Attivato immediatamente il piano per le maxi emergenze. L'allarme è partito come in effetti deve accadere dal territorio, dall'emergenza territoriale che ha provveduto ad avvertire il pronto soccorso, dal quale poi è partita la diramazione di allerta verso tutte le strutture per coadiuvare i colleghi dell'emergenza urgenza nell'accoglienza dei pazienti che facevano il loro ingresso e nella loro valutazione. Quindi abbiamo spostato tutti i pazienti presenti nella parte adiacente in modo da essere pronti per accogliere quelli che arrivavano. E quindi dopo un iniziale momento di caos, di incertezza su che cosa arrivava, abbiamo preso la nostra abitudine nel gestire l'imprevedibile che caratterizza il pronto soccorso. Una situazione difficile anche solo sul piano della comunicazione. Quando abbiamo difficoltà nell'identificazione dei feriti, prevede che venga assegnato un codice alfanumerico che va dal soccorso al trasporto in ambulanza assegnato a un mezzo all'ingresso in ospedale. I pazienti sono stati portati anche all'ospedale della Gruccia e alle Scotte di Siena. Stanno tutti meglio, a breve saranno dimessi. Resta ricoverata unicamente una donna che non sarebbe comunque in pericolo di vita. Un'organizzazione in rete che ancora una volta si è dimostrata assolutamente efficace e pronta alla risposta. Ancora da chiarire la causa dello schianto, nessuna ipotesi è stata esclusa al momento. L'autista, che è già stato dimesso come da prassi, è stato sottoposto ad analisi tossicologiche come atto dovuto. Infine sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale.